Oggi siamo ossessionati dalla perdita di potere d'acquisto dei nostri lavoratori, dalle condizioni sempre peggiori del nostro lavoro e non capiamo che se vogliamo risolvere questo problema dobbiamo preoccuparci degli ultimi. Con la globalizzazione siamo diventati sempre più interdipendenti, i nostri destini dipendono da quelli dei poveri del sud del mondo, o noi miglioriamo le condizioni di quel 1.200.000.000 di persone che vivono con meno di un dollaro al giorno, o queste persone saranno sempre più quei concorrenti a basso costo che toglieranno lavoro, che ridurranno le tutele del nostro lavoro. Ecco perché è molto importante, quando siamo consumatori e risparmiatori, non dimenticarci di questo e premiare con i nostri acquisti quei prodotti di aziende che cercano di migliorare il più possibile le condizioni di lavoro di queste persone. E il commercio equo e solidale ha intuito questo tantissimi anni fa, quindi è un'azione importante che va nella direzione giusta.